Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Cugini Campagna, allora dal 1970, dal ballo di Paolo ad oggi, come siete cambiati? Prima era Peppe, ma adesso qualcuno dice il ballo di Paolo, invece è il ballo di Peppe, quella è una cosa tranquilla. Sì, che poi era divertente, perché come faceva il ballo di Peppe? Loro non se lo ricordano, scommette, chi se lo ricorda? Insieme tutti in fila al ballo di Peppe, questo qua, questo è il ballo di Peppe, questo è il ballo di Peppe. Questo è il ballo di Peppe. Hai capito? Come si ti rispondiamo a cappella noi, eh? Dai, grande Studio 7. Noi siamo stanchissimi perché abbiamo finito il concerto adesso. Ti è piaciuto? Tantissimo, ma l'emozione più bella che ti dà salire sul palco, qualche cantante mi ha detto, a volte salire sul palco, qualcuno mi dice, ma perché mi viene in mente di salire al palco? Poi una volta salito sul palco, vedendo davanti l'emozione, è forse quello? Beh certo, l'emozione è sempre quella, è stata fin da ragazzini, appena si salgono le prime volte si sale il palco, diventa una cosa emozionante, un po' ce l'avrai sempre questa emozione. È bello perché il pubblico poi quando risponde, allora vuol dire che tu hai fatto centro. E se risponde a un brano sempre tipo come questo. Anima mia, torna a casa tua, ti aspetterò dovessi odiare queste mura. Come finale, una cosa interessantissima. Ciao belli, ciao belli. Stanno sotto il palco che cantano, che ballano, si emozionano, piangono. Sì. Oppure stanno in silenzio. Che sensazione provi? Oh, siccome io piango pure io, allora l'emozione è tanta. Lui è un cinico freddo, sì, tiziano. Quando ci vengono a correre dietro che scemenano, mi piace. No, è emozionante perché soprattutto io che poi ho scritto le canzoni mi rispecchio in quelle parole e le vedo che colpiscono ancora gli animi di queste persone. Vedo che ci vogliono bene. Ecco. Grazie. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. E quindi vogliamo